La nostra inchiesta va ad analizzare il mercato degli animali esotici, capendo anche la regolamentazione a livello legislativo, e cerchiamo di capire tutto il sottobosco che c'è di pratiche illecite che spesso non guardano al benessere animale ma vedono gli animali solamente come un guadagno economico. Siamo partite dalla nuova normativa sul commercio e la detenzione di questi animali, il decreto legislativo 135/2022, che in realtà non ha ancora trovato attuazione perché mancano dei decreti attuativi. Sono stati mesi intensi, a momenti anche lenti, perché non è facile riuscire ad avere accesso ad un mondo e un mercato dal quale siamo fuori comunque. Quindi è stato molto complesso, ma alla fine di questi mesi direi un lavoro soddisfacente. Era il nostro primo lavoro di inchiesta, avevamo svolto singolarmente dei reportage, ma non ci eravamo mai occupati di un lavoro investigativo, quindi è stata una bella sfida, è stato anche bello riuscire a lavorare in coppia e trovare un equilibrio fra di noi, però è stato emozionante. Voi siete le vincitrici del premio Riccardo Laganà, che cosa significa per voi? Innanzitutto significa portare un carico emotivo molto forte e trattare una tematica molto delicata e forse non ancora molto conosciuta. Quindi per noi è un grandissimo onore rappresentare le vincitrici della prima edizione e ci sentiamo molto vicine alla sensibilità di Laganà. Per questo abbiamo cercato di rappresentare anche gli animali con una certa cura, una certa attenzione che penso traspaia dal nostro lavoro.